Eccoci, ben trovati, questa è Sky TG24. Io sono Alessio Viola e siamo pronti a collegarci immediatamente con Sky Academy Studios per importantissime novità. Andiamo subito a dare la linea allo Studio 1. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, io sono Mattia Bertocchi. Il nostro approfondimento giornalistico odierno, 2600 like per una vita, sarà dedicato al cyberbullismo. Con questo termine intendiamo una forma di bullismo che utilizza le tecnologie digitali, internet o il cellulare, come strumento di aggressione o di divulgazione di materiale privato. Il fenomeno è più diffuso di quanto si pensi. Infatti, secondo un'indagine recente, il bullismo online spaventa i giovani più della droga e delle molestie ed effettivamente in Italia, secondo la stima di Telefono Azzurro e Doxa Kids del 2017, il 35% degli intervistati ne è vittima. Dalla ricerca di Ipsos per Save the Children del 2013 emerge che, per il 60%, i social networks sono la modalità d'attacco preferita al cyberbullo. Rispetto a quello tradizionale, la novità dell'uso dei device rende praticamente impossibile sottrarsi alle vessazioni e ne amplifica gli effetti. Bersaglio dei bulli sono quelli che, come ha scritto Gramellini, sono fragili perché sono gay, perché sono strani, perché sono deboli o comunque diversi da ciò che l'opinione del branco giudica normale. Un fenomeno nato con l'era tecnologica, di cui cercheremo di capire cause e conseguenze. In questo senso, decisiva è l'alleanza scuola-famiglia, due agenzie educative che devono lavorare insieme, promuovendo la conoscenza dei rischi e degli svantaggi del web. Nomineremo anche le associazioni in prima linea contro i pericoli della rete e le loro iniziative, come il Corcom Lombardia, per nominarne una. Perché di cyberbullismo si muore, come è avvenuto alla 14enne Carolina Picchio. Sul caso della giovanissima novarese sentiremo due amici e un insegnante con cui ricostruiremo una vicenda che ha impressionato a tal punto da spingere la senatrice Elena Ferrara a proporre una legge non lunga ma innovativa perché è la prima in Europa dedicata al contrasto del cyberbullismo, soprattutto attraverso un'adeguata formazione ricevuta a scuola, che ha un ruolo centrale. Adesso è giunto il momento di passare la parola ai nostri inviati, Gaia Garavelli e Gabriele Tosini, che si trova in collegamento da Novara. A voi la linea. Come hai anticipato tu, ci troviamo a Novara e da qui ci collegheremo con un luogo significativo per questa vicenda, l'Istituto Tecnico Pascal di Romentino, la scuola superiore in provincia di Novara, frequentata da Carolina Picchio, la 14enne che si è lanciata dal balcone dall'appartamento del padre, a causa di un video taggato sul suo profilo con 2600 like. Sono passati 5 anni da quel tragico giorno, il 5 gennaio 2013, ma il suo ricordo è ancora vivo. Come tanti adolescenti, qualche mese prima di suicidarsi, Carolina aveva partecipato a una festa in cui forse aveva un po' troppo alzato il gomito, durante la quale era stato realizzato un filmato dal suo ex da alcuni adolescenti, divenuto fonte di derisione soprattutto sui social, che aveva fatto accrescere il suo senso di solitudine. Dopo giorni di angoscia mista a vergogna a causa dei 2600 like, un vero linciaggio nel mondo anonimo della rete, in uno stato di profonda disperazione la giovane si è buttata nel vuoto della sua abitazione. La sua ex insegnante di musica, novarese anche lei, Elena Ferrara, aveva giurato di raccogliere il testamento di Carolina, che prima di lanciarsi aveva scritto «Le parole fanno più male delle botte». Così in suo nome, una volta eletta senatrice, è riuscita a far approvare una legge, la numero 71 del 29 maggio 2017, per contrastare e prevenire il cyberbullismo, che prevede la richiesta per l'oscuramento, la rimozione e il blocco di qualsiasi dato della vittima, l'ammonimento al bullo da parte del questore prima della denuncia e l'educazione continua nelle scuole attraverso la nomina di un referente. Schierate contro il cyberbullismo, in Lombardia hanno sede numerose associazioni a cui rivolgersi per denunciare episodi. Parole ostili, cuore parole, Pepita Onlus e il Corecol, molte attive anche sul fronte della prevenzione. Infine ricordo che per fermare i cyberbulli nell'ambito del progetto Generazioni Connesse del MUR si può anche contattare la helpline del telefono azzurro sul sito www.azzurro.it/chat e attraverso il numero 19696 oppure scaricare la nuova app UPOL per segnalazioni in forma anonima alla polizia postale che subentra in caso di reato. A questo punto passerei la linea al nostro inviato a Romentino per le interviste ad alcuni testimoni e a un maresciallo della polizia postale. A te Armando. Grazie per la linea, buongiorno a tutti, sono Armando. Alle mie spalle l'Istituto Tecnico Pascal, che Carolina Picchio ha frequentato pochi mesi prima che il cyberbullismo entrasse nella sua vita e la distruggesse. Con me due compagni che ci aiuteranno a capire chi era Carolina. Federico, tu eri un caro compagno di classe di Carolina, prova a descriverla. Carolina era una splendida ragazza, unica in tutto, era sempre disponibile ad aiutarti. Era veramente una grande amica. La cosa più brutta è che quando se n'è andata ha lasciato un gigantesco punto di domanda. Però adesso penso che lei sia ancora tra noi e dal cielo ci protegga con tutto ciò che di buono è nato dopo la sua morte. Anche voi potete apprezzare Carolina nel video che noi abbiamo postato su Twitter, lanciando anche l'hashtag RIPCarolina. Carolina era anche una sportiva, infatti la tesserata Libertas Atletica Oleggio. Alberto, tu hai condiviso con lei gli allenamenti, come era in quei momenti? Formidabile, era molto bella, solare, per questo noi su Twitter abbiamo postato centinaia di messaggi per accusare chi la prendeva in giro.
Carolina si è suicidata perché insultata dai compagni. Lei aveva ragione, le parole fanno più male delle botte. Vi ringrazio per le vostre testimonianze. Ora mi trovo con il professor Bile, un insegnante del liceo Pascal, e il signor Sizio, maresciallo della polizia postale. Professore, ha mai notato in Carolina a scuola comportamenti strani? Io vorrei precisare che Carolina è stata solo pochi mesi nel nostro liceo, il Bellini di Novara, ma non ha mai visto nessun segnale di malessere. Il mio unico rimpianto è che non si sia mai aperta con me. L'esperienza di Carolina mi ha fatto capire che sia i genitori sia gli insegnanti devono essere più presenti con i ragazzi e intervenire subito. Maresciallo Sizio, come si può prevenire il cyberbullismo? In occasione del Safer Internet Day 2017, la Polizia Postale ha sottolineato l'importanza di attivare interventi mirati nelle scuole per spiegare i rischi della rete e dei social e per fornire pochi ma importanti consigli. Usare parole non ostili, non rispondere alle provocazioni, bloccare i contatti se indesiderati, non cedere i propri dati a sconosciuti e sicuramente parlare con adulti di fiducia. Per il momentino è tutto, passo la linea a Cristiano in diretta da Bergamo, arrivederci. Grazie Armando e buongiorno a tutti. Siamo in studio per approfondire la tematica del cyberbullismo con i nostri ospiti che vi presento. Il dottor Bugini, buongiorno. Sociologo, la dottoressa Labbase, buongiorno. Psicologa, e la professoressa Zica, referente del bullismo e cyberbullismo per l'Istituto Comprensivo di Faradadda. Dottor Bugini, perché il bullismo conosce solamente il plurale? Perché il bullo non esiste per sé, ma in quanto un pubblico silente che lo assiste e lo appoggia. Quindi mi sta dicendo che per contrastare il cyberbullismo gli insegnanti devono intervenire sulla classe piuttosto che sui singoli? Sì, la classe diventa una risorsa se valorizza le relazioni tra compagni ed educa al conflitto da gestire, piuttosto che subire e evitare. Ricordate, i bulli non sanno litigare. Aggiungerei di insegnare agli alunni anche l'ABC delle emozioni come fattore protettivo. Professoressa, mi parli delle azioni messe in atto dall'Istituto di Faradadda? Sinteticamente direi che sto lavorando sulla prevenzione con l'adesione alle giornate della gentilezza del nodo blu e col monitoraggio delle relazioni nelle classi. L'anno prossimo ho in programma anche un evento sulla legalità col Don Resmini e la dottoressa D'Urbino, appassionati professionisti. Infine, Spazio e Life Skill è uno sportello antibullismo e cyberbullismo per i genitori. Mi permette un'obiezione? Dica, professoressa. In apertura si è parlato di carnefici riferendosi ai bulli. È un termine forte. Sì, sono spesso giovani destinati alla devianza, ma ritengo più adeguata l'espressione ragazzi sofferenti che non gestiscono le proprie emozioni e con un deficit nella relazione. Ultima domanda per lei, dottoressa Labbase. Perché proprio nella scuola si manifesta il cyberbullismo? Perché a scuola dove i ragazzi passano la maggior parte del loro tempo insieme ai coetanei, il bullo trova una persona diversa che non incontrerebbe mai altrove, un gruppo che gli riconosce certe abilità. Un dato positivo, secondo un'indagine Corecom, nel 2017 si è registrata una flessione del cyberbullismo grazie alla task force messa in campo dal MIUR. Andiamo nella direzione giusta, sembra molto significativa la frase di Paolo Picchio, vivo per creare anticorpi, per una società migliore. È ora di salutare e di dare appuntamento a domani con un report sui migranti. Eccoci, non mi resta che ringraziare tutto il team di Sky Academy Studios. A dopo!